Salve a tutti ragazzi e bentornati nel canale Donitruca. Eccoci arrivati a un altro episodio con Resident Evil HD Remaster. E l'ultima volta ci siamo lasciati qua, che dobbiamo andare. Abbiamo preso la manovella e dobbiamo andare avanti per questa strada. E adesso possiamo usare la manovella, che è questa qua, però non è come quell'altra, 4, ma questa è esagonale. Ok, la usiamo qua e giriamo il percorso. Scusate se l'audio è diverso, ma ho cambiato microfono in peggio purtroppo, però così ho potuto levare le cuffie della Play per il computer, e almeno le cuffie della Play le uso sulla Play e appunto l'audio non viene registrato doppio come prima, come accadeva prima. Questo lo dobbiamo prendere, che ci servirà per andare avanti. Qua non c'è niente da prendere, no. Ops. Ok, andiamo a vedere cosa ci ha liberato. Dovrebbero esserci delle munizioni, se non ricordo male. Eccole qua, munizioni per il pompazza, che non sono mai troppe. Ecco il boss, che questo tutto è all'infuori che è un boss. Aspetta, però usiamoci questo, che tanto poi non ci serve più. Oh, non mi ha mai preso, non ci posso credere. C'è anche avvelenato. Dai, attacca. Morto? Sì. Adesso ci diamo i cuccioli. Basta, non c'è più cuccioli. Finita anche lanciafiamme. Ok. Ma è tanto per quello che ci serviva. Prendiamo il coltello. Eccolo lì. Giù. E da maleducati sputare, non te l'ha insegnato la mamma. La prima volta io qua ho preso il coltello e lo andai a posare, poi mi sono accorto che non potevo passare senza. C'è un'acqua, sì. La prendiamo, esatto. Questa no, lasciamola qua, che poi magari ci può servire. Allora, dobbiamo mettere qua il lanciafiamme. No. Ah, devo fare così. Allora, qua dobbiamo mettere la manovella in questo buco, però dobbiamo usarla più volte in modo che si sblocchi la roccia e in modo che ci sblocchi anche la porta per poter entrare, che si trova appunto alla nostra sinistra.
Infatti, ecco che parte la cutscene. Perfetto, adesso andiamo avanti, anzi prima anzi andiamo a vedere cosa ci ha liberato. Medikit. Basta. Esaminiamolo per vedere cosa c'è. Ah, ok, qua c'è. Sì, siamo subito saliti dove non dovevamo. La dobbiamo portare la statua esattamente a questa altezza e poi usare ancora una volta la manovella esagonale. La usiamo ancora una volta per riportarla indietro. E adesso in poi penso che non avremo più bisogno della manovella, almeno di quella esagonale. Ecco, adesso giriamo noi come delle trottole, eh? Infatti. Togliamoci. Maledette telecamere. Mi fanno impazzire. Dai! Aggancia. Oh! Oh! E adesso tiriamola fino in fondo. Dovrebbe andar bene. Ecco qua. Questo vomita lo stantuffo. Recuperiamo il lanciafiamme perché ci serve, però adesso non ce la facciamo a recuperarlo. Usiamoci allora questo e recuperiamo il lanciafiamme, se no non possiamo uscire. Quindi di conseguenza le erbe le lasciamo lì. E vai con l'hunter. Non ci pensavo mica più. Oh, sei morto. Allora, dove dobbiamo mettere il lanciafiamme? Non qua.
No, siamo tornati indietro. Potremmo andarci a prendere le erbe, ma tanto non ci servono. Ne abbiamo a sufficienza. Anzi, qua ce n'è una però, questa la prendiamo e qua. Non l'avevo vista prima. Allora, molliamo il coltello qua, perché tanto ci serve lo stantuffo. L'erbetta la molliamo qua. Vedete quanti ce ne abbiamo. E la manovella la molliamo in alto, molto in alto qua. Ok, andiamo di stantuffo allora, combina ed esaminiamolo. Allora, i numeri sono un po' spostati, quindi per trovare il codice dobbiamo allineare i numeri, anche se si capisce 4, 2, 3, 1, però vi volevo far vedere. Anche se si capiva, volevo farvi vedere appunto la soluzione perfetta. Eccola qua. Numeri romani 4, 2, 3, 1. E questo sarà il codice che andremo a inserire. Dopo aver messo lo stantuffo, naturalmente. Allora, se non ricordo male era 4, 2, 3, 1, giusto? 4. No, abbiamo sbagliato. Andiamo, dai, schiacciamo a caso, così si leva. Abbiamo sbagliato. Perché io schiaccio per accelerare le cose, ma è comparso subito il numero. Ah, 4, 2, 3, 1. Ok. E si va giù. Sempre più buio. Siamo abbastanza vuoti, possiamo anche andare di qua allora. Ok, adesso qua avremo a che fare di nuovo con quella creatura immortale. Infatti non ci perderemo neanche tempo a sparargli. Se non sbaglio è qua davanti a me. Aspettiamo che spunta per capire dove di preciso. È di qua. Allora prendiamo di qua. No, ma me la segnava di là. La dribbling. Uè. Che dribbling. Qua. Le prendiamo, poi al limite le usiamo. Veloci come se non ci fosse un domani. Ciao. Ok. Che dobbiamo recuperare un oggetto che ci permetterà di aprire la porta. Queste le combiniamo subito. Allora, qua sopra ci sono degli oggetti.
pistole, sì, pistole, proiettili della Magnum, proiettili per la nostra 9 mm e cos'è quello lì? Ok, una bomba. Dobbiamo portare questa cassa sull'ascensore. Avviamo. Allora, adesso dobbiamo ritornare nella stanza dove siamo scesi prima con l'ascensore per andare a recuperare questa cassa, di conseguenza l'oggetto che c'è dentro. Adesso dobbiamo andare di... dribbling. Mamma mia, stiamo diventando troppo bravi. Ok, qua c'è un oggetto da prendere. Ok, munizioni. Vanno sempre comodo, le mettiamo lì noi. Cavolo, quante ne abbiamo. E questa la possiamo anche lasciare qua, che tanto non ci servirà. E adesso ci serviranno queste e quelle. No, vabbè, no. Non adesso, no. Tanto andiamo a fare sto lavoro con la cassa. Ok, tiriamola fuori per prima cosa. E adesso la buttiamo nella pressa. Ok, la polpetta di legno. Come ha fatto a fare a pezzi la cassa e non far niente al lanciafiamme? Boh. In effetti è fuori uso, quindi magari qualche danno ce l'ha fatto. Dobbiamo riuscire di nuovo a dribblare la creatura qua. Ok, ce la facciamo? Là, ha preso in pieno. Bastarda. Morissi. Eppure ero convinto di averla evitata. Ok, sta zitta, quanto ti lamenti? Ah, non posso fare così. Dai, no, fammelo fare.
Là sei bastardo, prima non me l'hai voluto far fare. Ed entriamo. C'è qualcosa qua, boh, non mi pare di no. Ui, serpentelli. C'è questo portagioie, lo andiamo a esaminare subito. Oh, finalmente abbiamo preso il pezzo dell'anello di pietra che ci serviva. No, foto di famiglia, vabbè, ragazzi. Non l'abbiamo letto, ma poco male. Vediamo se riesco a recuperarlo perché me lo volevo far leggere. Eccolo qua, foto di famiglia. Così almeno potete leggere anche questa. Praticamente è la bambina che scrive. Storia triste, di questa bambina che prende il volto della mamma e se lo mette addosso per averla sempre con sé. Non ce la prende niente, solo queste erbe. Come si è messi qua? Dai, possiamo prendere, tanto adesso qua sopra c'è la cassa. Praticamente qua adesso andiamo a spuntare dove c'era la casa della creatura, che altri non è che quella bambina che scriveva la lettera lì. Solo che questa volta non ci sarà la creatura ad aspettarci. La posiamo un po' di roba e ci andiamo a prendere. Questo a parte lo possiamo prendere anche più in là, però tanto siamo scarichi, cioè senza roba. Dove si trova? Ah no, l'altro dobbiamo prenderlo, è nella porta. Lo teniamo qua e un attimo pensare se posso prendere qualcosa. No, ma andiamo col fucile che abbiamo tante munizioni. Volevo prendere la pistola però. Oh, panico. Allora, qua abbiamo fatto fuori quello zombie che era in piedi. No, pensavo di averlo fatto fuori, invece no. Basta. Ok, quindi conviene o lasciarli vivi, questi zombie, ed evitarli, o finirli completamente, facendogli o saltare la testa, oppure dandogli fuoco. Peccato che non si possa far saltare la testa quando sono già a terra. Ok, tanto qua non ci dobbiamo più tornare, quindi aspetta, questo voglio fargli saltare la testa, se ce la faccio. Dov'è? Fatto, anche se non serviva a nulla, potevo lasciarlo lì. Però tanto.
Ok, rientriamo, ci prendiamo questa che qua non servirà più, così possiamo entrare in quella porta dove si sentiva l'urlo della creatura. Allora, io direi salvare anzi no, ma perché devo salvare? No, salviamo più avanti. Va bene, comunque ragazzi, io direi di salutarci qui con questo video. Ci vediamo al prossimo video con Resident Evil HD, dove andremo a mettere quei due medaglioni su quella porta e andremo a vedere cosa troveremo giù. Va bene, se il video vi è piaciuto mi raccomando un bel pollicione in su, commentate, condividete e iscrivetevi al canale. Ci vediamo col prossimo video di Resident Evil HD. Ciao ciao ragazzi!